Questo accessorio è il cono salvamotore, progettato da Green per i suoi tagliaerba. In questo caso lo vedete già montato e all'interno della calotta va ad abbracciare l'albero motore. A che cosa serve? Durante il taglio possono capitare a volte degli incidenti, quando la lama in movimento va a colpire un oggetto. Può essere un sasso, una radice, oppure anche un tombino o un marciapiede. In questo caso il danno maggiore è l'albero motore che va a stortarsi, causando una riparazione lunga e costosa. Il cono salvamotore di Green minimizza questi danni. Ma per capire come funziona andiamo in esterna e ve lo faremo provare. Siamo nel campo prova dell'azienda. Assieme a un tecnico Green faremo un crash test con PM53. Vogliamo testare il funzionamento del cono salvamotore. Prendiamo un picchetto d'acciaio e lo piantiamo per terra. Accendiamo la macchina e ci passiamo sopra. L'impatto con la lama è fortissimo. Sul normale tagliaerba ci sarebbe un danno irreparabile. Con il cono salvamotore di serie su Green PM53 ciò non succede. Il colpo viene scaricato sullo speciale telaio Green e l'albero motore non si storta. Prendiamo il mozzo portalama e lo sostituiamo con uno nuovo. Un'operazione che l'operatore può fare velocemente e direttamente sul posto. In questo modo non ci sono fermi macchina, costose riparazioni e si è subito pronti a ripartire a tagliare. Come avete visto in esterna, abbiamo simulato l'incidente utilizzando un picchetto di ferro. Abbiamo creato così un urto molto violento. Avremmo potuto farlo anche con un sasso o con un pezzo di legno. Il cono salvamotore viene montato di serie su tutta la linea professionale Green, ma può essere montato come optional su tutte le macchine con motore a scoppio. Per chi è consigliato? È consigliato per chi utilizza rasaerba a scopo professionale, oppure per chi taglia su terreni sconnessi o per chi banalmente è particolarmente distratto. Attenzione, questo crash test è stato effettuato da tecnici preparati con le dovute misure di sicurezza. Non rifatelo in maniera intenzionale, potrebbe essere pericoloso.